Ma per quello che riguarda la prestazione generale della squadra, io non posso dirgli niente che per quello che avevamo preparato, perché comunque il primo tempo abbiamo creato 4-5 situazioni da gol. Il secondo tempo siamo stati nella metà campo, nel momento in cui stavo per apportare una modifica abbiamo preso gol, frutto di una piccola indecisione che comunque non deve succedere, perché quando le partite stanno in equilibrio, questo è un campionato che rompere l'equilibrio può diventare determinante e quindi anche cambiare l'andamento della gara. E poi non siamo stati bravi e cinici a sfruttare le situazioni che siamo riusciti a creare, soprattutto nella seconda parte. Giovanni, tu hai detto nel momento in cui stavo per apporre una modifica Sì, abbiamo preso gol. Ecco, non ti pare di aver regalato agli avversari almeno 50 minuti? Perché praticamente, insomma, questo assetto fatto con l'avvicendamento di Silvestri e Albadoro lo potevi fare dal primo minuto e quindi con le due punte presumibilmente, insomma, ci poteva essere un gioco diverso, però è chiaro che il calcio è pieno di senno di poi. Però insomma, certo. in ogni caso è stato anche in qualche modo forse un aspetto tattico che andava rivisto forse diversamente. Ma col senno di poi, ripeto, io non l'avrei fatto, perché la squadra comunque finora ha sempre dimostrato di avere il suo equilibrio e soprattutto di creare palle gol anche con la sola punta centrale e due esterni. Quindi di conseguenza in questo momento non me la sentivo di andare a modificare un modulo dove la squadra si sta trovando. Si trova molto bene e soprattutto abbiamo fatto sempre gol. Noi con 4 punte non siamo riusciti a fare gol oggi, secondo tempo. Quindi, come ho già detto in passato, è molto più importante quello che è l'interpretazione del modulo che non il modulo stesso, o avere 3-4 punte significa fare tanti gol. Di conseguenza, quello che è stato il primo tempo, io posso sicuramente elencarvi 3 o 4 palle gol, di cui 3 volte dal tiro dal limite, perché comunque non avendo profondità, perché gli avversari si sono organizzati e chiusi abbastanza bene, qualche spunto poteva essere gestito in maniera diversa, con più cinicità, soprattutto con Mikoski, dove abbiamo sfondato 2 o 3 volte sulla parte destra nostra, sinistra avversaria, però fondamentalmente le 3 o 4 palle gol non sono state chiuse e di conseguenza quando alla minima occasione gli altri ti fanno gol diventa tutto più complicato. Ma già era un preventivo fatto anche alla vigilia, l'avevo provato in settimana come avevo già detto sabato e ovviamente era un modulo che lo avrei fatto come è successo nel caso in cui non trovavamo la via del gol per avere magari maggiore spazi sugli esterni. Ci siamo riusciti ad avere maggiore spazi sugli esterni nel secondo tempo, però nonostante la presenza in area non siamo riusciti a concretizzare. Giovanni, nell'occasione del gol tu da ex difensore centrale, ecco, ti chiedo un parere, colpa da attribuire al portiere, ai due centrali che erano troppo aperti, e che cosa? Cioè, come Ma ci sono quando stati una io... serie di errori, c'è stato un errore sulla gestione della palla in mezzo al campo quello che hai che fatto? ha poi imboccato quella situazione là. Io da difensore, quando vedevo il portiere che mi veniva incontro, era sempre in difficoltà. Questo, diciamo, la cosa che gli posso attribuire al mio portiere è che alla fine poi tutto sommato sono errori che ci stanno, fanno parte del gioco, possono succedere a tutti, però nella correzione sicuramente quello che dirò è che quando l'attaccante corre col difensore il portiere deve stare in porta, perché uscire mette in difficoltà il difensore e di conseguenza puoi spalancare le porte come è successo in questa occasione. Facciamo Giovanni, non allora, ti pare che sia un no, problema scusi, strutturale no, quello del portiere? In realtà perché perdoni. gli stessi errori li ha commessi anche lui Mister, l'altro ti chiedo di non mezzo. rispondere alla domanda. Abbiamo un ordine. Scusami, No, era per integrare il stavamo concetto, dopo, Giuseppe, sono non ho tre capito. domande. Ma qua siamo per capire le cose, scusami. Però ci sono altri Va bene, 60 vai, copioni. vai, fai quello Grazie. che vuoi. Murino, Marciano, Iepariello, Sciuscia. Grazie. Mister, buonasera. Buonasera. A Potenza, dopo la partita con Picerno, le chiesi proprio cosa aveva in mente, cosa aveva, poteva studiare in settimana per la partita con una squadra, diciamo, un poco più ostica, Sì, che me lo sarebbe ricordo. seguito in casa. Ecco, lei naturalmente ha fatto tutto quello che c'è a disposizione, però diciamo, è stato sfortunato da Verini questo sbarione sia di Morero, che ha perso quella palla San Minus a centrocampo, e del portiere, come diciamo, in questa uscita per me indecente, sinceramente. Comunque, non lo può dirlo, dico io. Avventurosa, dice. Le volevo chiedere, forse lei in questo momento non sta pensando, come io sinceramente penso, che lì davanti siamo un po' leggerini, proprio nel recuperare qualche partita che possiamo andare sotto, perché sia i numeri che
sia la storia dei tre giocatori che abbiamo davanti, diciamo, lascia tra virgolette con tutto il rispetto per questi ragazzi e con Charpentier che è arrivato per ultimo e così giovane, lascia un po' desiderare. Io ho sempre detto siamo questi, andiamo avanti con quelli che abbiamo, come nel bene e nel male, se ho a disposizione questa rosa cerco di fare il meglio con i giocatori che ho, è ovvio che sono dei giocatori che devono crescere sotto tanti punti di vista e spero anche di metterli nelle condizioni migliori di poter andare a gol più velocemente possibile. Sappiamo tutti quanti che l'attaccante quando non fa gol va un po' in tilt, però sono dei giocatori che fanno parte di questa rosa e ovviamente mi auguro che le loro condizioni crescano insieme a quelle della squadra, così come loro nella vena realizzativa, anche i difensori per non subire gol, i centrocampisti e così via. Però questi siamo e questi andiamo avanti fino a quando possiamo andare avanti, ovviamente. Cristian, visto che fra tre giorni si gioca, per fortuna, ti chiedo se hai visto i tuoi ragazzi più demotivati a battuti o più arrabbiati. Ma io per abitudine non parlo dopo la partita, quindi non li ho nemmeno visti. Ovviamente sono sicuramente delusi perché nonostante li avessi messo in guardia che questo è un campionato difficile dove tutte le squadre possono dire la loro, ovviamente ci sono andati a sbattere di faccia e quindi di conseguenza da un lato sono contento perché comunque sono sempre batoste che fanno bene perché ti mettono davanti la realtà, dall'altro lato sono deluso anch'io perché ovviamente il Bisceglie potrebbe essere una di quelle squadre impegnate nella lotta alla salvezza, anzi sicuramente, e quindi di conseguenza questa partita poteva valere doppio per noi. Poi per quello che succederà vedremo. Giovanni, perché ci siamo adeguati al loro ritmo, soprattutto per 50-60 minuti troppo lenti, giro palla sempre in orizzontale con la verticalizzazione? La seconda cosa, perché secondo te questa sconfitta ci potrebbe riportare un po' tutti sulla terra, nel senso che la troppa gravanza del proprio paese? Ma il primo tempo non è che siamo andati sotto ritmo, il primo tempo abbiamo cercato di girare il gioco appositamente perché sapevo che coi cambi gioco potevamo avere superiorità sugli esterni. E qualche volta abbiamo sbagliato nei movimenti, che abbiamo chiuso quello che era la profondità, soprattutto con Mikoski e con Rossetti, che gli avevo chiesto di stare un po' più alti e larghi. Due o tre volte l'abbiamo fatto e siamo diventati pericolosi, soprattutto dalla parte destra dove abbiamo sfondato di più il primo tempo. Però è stata una cosa voluta quello di andare alla ricerca del 2 contro 1 esterno, però gestita male secondo me. Forse, come hai ben detto, con un ritmo diverso e con una cattiveria in più, quello che avevo chiesto poi in settimana di essere più feroci soprattutto il primo tempo, si potrebbe parlare d'altro. Però nonostante tutto, come ho detto, abbiamo creato 3-4 situazioni da gol e non sono però riuscite ad essere nessuna delle 4-5 proficue. Certo. Ho già fatto la domanda alla mister. Secondo me, ti rassegno questo mio sì, parere, sì. Secondo me si pone un problema di ordine strutturale per quanto riguarda l'estremo difensore, perché non è la prima volta che commette queste sciocchezze, questa è stata proprio allucinante, a mio sommesso avviso. Poi, ovvio, ognuno di noi può pensarla come vuole. È chiaro che c'è stato un errore in uscita di Moreno che è andato a centrocampo, poi ha perso palla e ha lasciato sguarnito il settore, però in ogni caso non esiste che quel portiere esca così. Ha già commesso degli errori anche a Picerno, cioè a Potenza con il Picerno e altre volte. Si pone un problema strutturale per quanto riguarda il portiere? Sono degli errori che lui deve sicuramente limare, perché ovviamente se poi diventano una costante ovviamente si fanno altre valutazioni, però è normale che tutto deve essere messo sotto l'occhio dell'allenatore e capire dove si può migliorare. Se 2, 3, 4, 5 volte non si migliora, allora potrebbero essere anche dei limiti, però il ragazzo è giovane, ha fatto delle buone prestazioni, ha alternato qualche situazione nella gestione diversa da quello che ci aspettiamo, e aspettiamolo, vediamo un po' quello che succederà strada facendo. Mister, ti volevo chiedere, a proposito del mondo, capisco il sì. Ragionamento che hai fatto per un sì. Allenatore, è normale, dopo 3 vittorie consecutive, quando le cose girano bene è difficile cambiare, però la sensazione che ho avuto io personalmente, dopo quel maledetto debutto, gli avversari ci hanno un po' sottovalutato nelle successive gare. Dopo queste 3 vittorie iniziano a prendere le contromisure, ed è quello che è successo un po' oggi, perché ci hanno chiuso praticamente i parti, soprattutto sugli esterni.
sugli esterni, a mio avviso, ripeto, i varchi ce li siamo chiusi noi perché abbiamo spesso sbagliato il movimento che dovevamo andare a fare. E la conoscenza sta in tutti i campionati, è normale che noi abbiamo dei giocatori che hanno determinate qualità, tante volte le loro qualità possono essere producenti, tante volte si commettono degli errori, oppure ci sono gli avversari che fanno meglio e ovviamente può poi andare a comportare un andamento della gara diverso da quello che uno vuole fare. Va bene così, ho altre due domande. Due domande facciamo. Festa, Santo Sosso e chiudiamo, perché il mister deve partire. Allora, Giovanni, volevo chiederti, visto che tu conosci benissimo Avellino, queste tre vittorie consecutive hanno creato un misto entusiasmo. Questa sconfitta in casa, poi c'è la prossima partita di mercoledì, diceva sempre Massimo Rastelli, una parola credo che tu condividi molto, cioè equilibrio. Ora, come pensi, quale pensi sia la direzione da avere per mantenere l'equilibrio giusto, cioè per non perdere l'entusiasmo, ma anche per rimanere a contatto con la realtà come dicevo? Ma per quanto riguarda l'entusiasmo, noi abbiamo continuato a lavorare comunque, a prescindere dalle tre vittorie, sempre alla stessa maniera, cercando di portarci dietro quello che di buono abbiamo fatto e migliorare gli errori nonostante le sconfitte per crescere. Continueremo a fare questo percorso perché è quello che secondo me alla fine ti paga sempre, nel senso di lavorare concentrati su quello che è il nostro lavoro, ognuno per quello che è la nostra competenza, io da allenatore e loro da giocatori, come hanno fatto finora. Cioè io al di là di quello che sono state le vittorie ho visto una squadra che ha sempre lavorato alla stessa maniera fino a oggi e quindi non mi sembra che sia stata contagiata dall'entusiasmo delle tre vittorie, però sicuramente farò sempre più attenzione e cercherò di andare avanti su quello che è il percorso che ci siamo designati all'inizio, continuando a crescere ovviamente. Giovanni, sì. A proposito di Walter Zullo, come sì. Mai? Walter Zullo non gioca per una scelta tecnica, perché comunque il Lanes e l'Aezia sono più marcatori rispetto a lui e lui lo vedo più come alternativa a Morero nella zona centrale, perché ha una capacità di lettura di quel tipo là e di conseguenza se non gioca è perché ho fatto delle scelte.